Allora, intanto buongiorno a tutti, io sono Luca Briasco, sono editor della casa editrice Minimum Fax, agente letterario, traduttore e diciamo anche critico, nel senso che scrivo di letteratura americana su alcuni giornali. Allora, partiamo dalla prima considerazione, che riguarda in qualche maniera il tipo di compromessi o cosiddetti compromessi che una casa editrice dovrebbe seguire tra la vendibilità, la commerciabilità e la qualità di un prodotto. Io sono del parere che va modificato il concetto di qualità, ovvero sia compromessi non se ne devono fare, non si possono pubblicare cose che non rispondano a dei criteri di qualità. Il punto è che i criteri di qualità cambiano a seconda della casa editrice e cambiano a seconda della natura del mercato. E ogni genere, ogni tipo di scrittura ha dei prodotti di qualità e dei prodotti di qualità più scarsa. Quindi su quello il mio giudizio è che dalla qualità non si possa prescindere, la scrittura è una questione di qualità, è una cosa che va coltivata, cioè qui stiamo parlando di, siamo in un luogo nel quale c'è una scuola di scrittura che su questo lavora, Portolano, lavora così da diversi anni e ce ne sono altre e la qualità delle scuole di scrittura è in crescita perché la scrittura probabilmente. Alcuni dicono che la scrittura non si insegna, però la scrittura si asseconda. Si asseconda, si lascia coltivare attraverso un lavoro con l'autore e si arriva gradualmente a quel tipo di qualità che ogni autore può raggiungere. Ecco, la casa editrice sta lì per assecondare questo processo e non per reprimerlo. Quindi la cosa più importante è che non venga deliberatamente abbassata la qualità di un prodotto per raggiungere un mercato, perché questa cosa in linea di massima non funziona mai. E in questo tipo di atteggiamento, che è un atteggiamento laico, lo chiamo io, e quindi non segnato, non guidato da pregiudizi, è lo stesso tipo di atteggiamento che bisogna avere nei confronti dei social. Cioè, in questo momento un sistema che si reggeva sulla recensione cartacea, sui giornali, sui cosiddetti critici autorevoli, è un sistema che fondamentalmente non sta più in piedi. Si è sostituito un sistema che non saprei se definire dal basso, ma che comunque ha dei luoghi di articolazione che sono spesso i blog o i social, ultimamente anche TikTok. Noi possiamo ritenere questi social incomprensibili? Noi dinosauri probabilmente sì. Non c'è ancora da parte delle case editrici una piena capacità di comprendere le dinamiche di questi social, anche se molte case editrici si stanno attrezzando in questa direzione. Però ecco, anche lì disprezzare quello che questi social vanno a proporre, quando, faccio solo degli esempi degli ultimissimi mesi, due grandi successi decretati da TikTok sono Una vita come Tante di Yana Chiara e Follia di Patrick McGrath. Qui stiamo parlando di letteratura e anche di letteratura alta. Quindi, prima di dare giudizi e di dire che i social abbassano la qualità del prodotto letterario, aspettiamo e vediamo, perché i dati non ci dicono esattamente questo.